Hola a tutti ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video, sono il vostro Lele Colli. Oggi voglio parlare di taxi. Quanti di voi prendono il taxi per raggiungere una via, una persona? Quando siete in ritardo e non arrivano i tram, sono in ritardo, qua e là, non ce la fate, prendete i taxi per almeno arrivare prima. Che i taxi sono veloci, molto comodi, no? Però volevo solo dire una cosa, ci sono tassisti e anti-taxi disonesti, tassisti onesti e altri tassisti disonesti. Perché dico questo? Perché sono furbetti. Voglio andare una via. Invece di accorciarla più velocemente, fare una via più corta, una strada più corta per raggiungere l'obiettivo, la via, corsa, piazza, largo, quello che mi capita, loro cosa fanno? Allungano il più possibile. Per cosa? Per i soldi. Si sa che i taxi sono a pagamento, a corsa, più vai lontano, più paghi. Sono anche quelle tariffe fisse e quelle no. Però ci sono quelli furbetti che pur di farsi soldi e guadagnare soldi nel portafoglio, portare i soldi nel portafoglio, allungano il più possibile. Fanno la strada molto più lunga, invece di quella fare più corta, la fanno molto più lunga. E il tassametro gira, 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 aumenta, aumenta. Poi arrivato a destinazione, ecco, arrivare a destinazione, per raggiungere la destinazione i tassisti fanno il percorso molto più lungo, invece di fare quello corto, solo per guadagnare un po' di soldi in più. E quello funziona per i turisti, quelli che vengono dall'estero e che non conoscono la città nuova, per la prima volta sono qua, non la conoscono, i tassisti ne approfittano su questa cosa, quindi allungano il più possibile per prendere i soldi dei clienti. Sono furbi, furbetti, però se lo fanno ai turisti vengono anche fregati e truffati. Però se lo fa un italiano conosce bene la città e si accorge che invece di accorciare il percorso lo sta allungando, allora lì bisogna intervenire dicendo: scusa, tassista, mi stai allungando un po' troppo la strada. E lui vi dirà: no, tranquillo, la strada è questa e siamo in orario, cioè la strada è questa, tranquillo. Cioè lui di farsi i soldi vuole tranquillizzare il cliente che è dietro, però lui che è dietro non è scemo, non è più furbo, quindi lo dice: no, io dice questo, no, io conosco la strada, per arrivare prima, più corta, tu me la stai allungando solo per rubarmi i soldi. E il tassista, allora, cosa deve fare? Se ne accorge della pagliacciata che ha fatto, quindi poi ritorna nella strada normale invece di allungarla. Questa è la furbizia dei tassisti. Pur di rubarsi i soldi ci allunga la strada invece di accorciare. Sono ladri, tassisti ladri alla fine, perché tanti soldi quando arriviamo a destinazione, cosa facciamo? Il tassametro dice 50 euro di corsa, io però 40 euro perché io sapevo che un tassista doveva essere onesto e accorciare il più possibile la strada. Invece tu me l'hai allungato 10 euro in più, cosa facciamo? Mi hai truffato, cioè è truffato, cioè funziona così sempre, comunque, sia per i turisti che vengono qua a visitare l'Italia e sia le persone che ci abitano. I tassisti se ne fregano, vogliono i soldi e allungano la strada, per cosa? Poi arrivare a destinazione, il povero cliente deve pagare un extra in più, 10 euro in più, 50 euro, io ho 40, 10 euro in più.
ditemi voi se è giusto così, se i tassisti invece di essere onesti sono disonesti, poi cosa fanno? Viaggiano? Sì, senza tassametro. Tassametro spento. È spento e ci fanno una tariffa tutta loro. Una tariffa fissa tutta loro. Se ne inventano. Si inventano una tariffa viaggiando col taxi, tassametro spento. E cosa facciamo? Paghiamo. Siamo stati fregati, truffati, però paghiamo la corsa. Perché i tassisti sono così, più di farsi i soldi, sono disposti a tutto, a truffare prima le persone, i turisti compresi, ed allungare il più possibile la strada per arrivare a destinazione. Ditemi voi se è giusto così. In conclusione, ragazzi, se mai prendete i taxi, siete della zona, state attenti perché sono tassisti disonesti che più di rubare i vostri soldi per la corsa, e il tassista è disposto a tutto, anche più di allungare il percorso, più di avere più soldi nel loro portafoglio, e noi poveracci paghiamo la corsa. Poi se trovate un onesto, tanto di cappello, chapeau, quindi dovete stare attenti voi, quindi fate occhio, mi raccomando. Vabbè, il video è finito qua, fatemi sapere poi cosa ne pensate, fatemi sapere le vostre opinioni, se avete mai preso i taxi, se siete stati truffati per l'allungamento del percorso, o avete trovato dei tassisti onesti. Fatemi sapere le vostre opinioni, questo e altro, nei commenti qua sotto. Come sempre, tutti i link in descrizione li trovate nell'info box, Facebook, Twitter, Instagram, Musical. Lasciate un like, mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E come sempre, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, se lo ricordi, forse farò un video anche io su un taxi e vediamo se troverò un tassista onesto o un disonesto. E porterò tutto documentato sul mio canale YouTube. Lo devo fare anche io. Comunque, lo farò. Tranquilli, lo farò. Ragazzi, ciao, e alla prossima.